Settima corsa, anche qui tre ritiri, corrono Bisara Larek, Conan Dei Greppi, Kanaka O.P., Boato Di No e Anakin Del Brenta. Favori in chiusura per Conan Dei Greppi e Boato Di No, macchina che accelera velocissimo Boato Di No, sbaglia invece Conan Dei Greppi. Numero tre, Conan Dei Greppi squalificato. E così al comando Boato Di No nei confronti di... Bigiarella Rec, poi Kanaka OP che precede Anakin Del Brenta va via di Elena Boato di No, Luigi Strace in sediolo fuori causa l'avversario principale cioè Conan Dei Greppi si appresta a completare i 400 iniziali in 29-4 andatura sostenuta, Bigiarella Rec rimane comunque incollata alla schiena, poi in terza posizione Kanaka OP che precede il superstite Anakin Del Brenta cavalli incolonnati in fila indiana dopo i primi 600 di gara condotti da Boato Di No che completa in 45 secchi i primi 600 di gara da 1,15 esatto la media al chilometro la seconda posizione per Bigiarella Rec la terza per Kanaka Op poi Anakin Del Brenta il quartetto procede dopo un giro esatto di gara nell'identica situazione 59,4 addirittura per i primi 800 metri la presa molto spedita Boato di No Bigiarella Reck in schiena, chilometri 1.14 e 8 sposta Bigiarella Reck a 500 dalla conclusione, l'errore di Boato di No e Bigiarella passa in vantaggio numero 6 seconda Boato posizione no, per Kanaka Hopi poi Anakin del Brenta ultima curva con Bigiarella Reck in vantaggio, Kanaka Hopi in schiena ancora Anakin del Brenta i tre ancora in lotta per la vittoria, sposta Canaca OP, Bigiarella Rec ha una lunghezza abbondante di margine all'ingresso addirittura, si prova comunque Canaca e anche a centropista Anakin del Brenta, cerca di riprendersi Bigiarella Rec e nel finale controlla la situazione, vince Bigiarella Rec, Leonardo Vastano in sediolo secondo posto per Canaca OP, al terzo è Anakin del Brenta, 1-15-8, il ragguaglio conclusivo, 31-3 a chiudere, ma... Il più era fatto per Bigiarella Rec, in errore i due favoriti, Corona dei Greppi e Vuoto di No. La vittoria non sfugge a Bigiarella Rec, Leonardo Vastano in sediolo per il training del team ELERT e la proprietà dello stesso Leonardo Vastano. È tutto per questa sera. La prossima, il prossimo convegno di corse è venerdì.